Ciao ragazze, bentrovate, consueta spesa Lidl e video annesso. Se sentite in sottofondo rumoreggiare è sempre quel fantastico, simpaticissimo rompiscatole del vicino e procediamo senza farci innervosire. Erano scontati a 3,99 euro questi asparagi molto invitanti prodotti in Italia. 10 uova fresche da allevamento a terra, 1,79 euro. Sempre in offerta a 1,79 euro a confezione queste zucchine bio. E poi a 1,79 euro l'uno ho preso questi 300 grammi di cuori di carciofi. L'istigatrice in questo caso è Ada del canale Dolce Come il Miele, a cui mando un grande bacio e mi ha stuzzicato con una buonissima ricetta a base di carciofini e petti di pollo. Io in realtà ho preso l'affesa di tacchino che ora vi mostro. Eccola qui, 750 grammi, fa un po' senso, difesa di tacchino a 5,59 euro. Replicherò la ricetta di Ada, poi le farò sapere. E 1,99 euro questa confezione di fragole italiane, ne ho prese due confezioni, però una è già stata mangiucchiata e quindi ve la mostro così. A 2,79 euro le sottilissime di lonza di suino. C'è tutta la settimana deluxe per quanto riguarda il pranzo di Pasqua. Ho voluto provare questa burrata con latte di bufala. Dice, vizia i tuoi ospiti con questa specialità dal cuore cremoso. L'ho pagata 1,59 euro al pezzo. L'altra burrata di cui vi facevo vedere nella spesa precedente non mi è piaciuta tantissimo. Proviamo queste. A 1,99 euro questa confezione surgelata, ovviamente, mista di zucchine, gamberetti e pomodori. Da integrare, da aggiungere a delle insalate di riso, di cereali. Mi piace in questo periodo prepararle già la sera per ritrovarmi il pranzo pronto. Andiamo verso la bella stagione e questo sicuramente è un alimento che prendo spesso per creare delle insalate anche di pasta sfiziose. A 3,99 euro, sempre nella settimana deluxe, c'era questo salmone con orange e cannella, in pratica, marinato, leggermente affumicato e aromatizzato. 150 grammi di prodotto, proviamolo. Era scontato a 2,79 euro questo piccolo box di sushi. Ci sono i nigiri, il riso con il pesce crudo, ci sono i maki, quelli ricoperti uno forse, no, sono tre con l'alga nera. E poi ci sono i roll, i temaki sushi, credo si chiamino. Hanno addirittura all'interno la bustina della salsa di soia, la bustina del wasabi e lo zenzero, a chi piace. I miei figli ne vanno matti. Di solito quando vado all'Esse Lunga prendo proprio il vassoio, quello circolare completo. Oggi li ho presi giusto per un assaggino come pre-cena questa sera. A 1,89 euro il mio mascarpone gorgonzola. Gli ultimi colpi perché poi con la bella stagione si eliminano questi formaggi un po' troppo cremosi. A 59 centesimi lo zucchero, a 69 centesimi l'uno questo yogurt della Milbona con i confetti al cioccolato tipo Smarties, però qui ce ne sono di più perché siamo a 175 grammi completi, cioè 150 grammi di yogurt e 25 di confetti di cioccolato.
89 centesimi sempre il mio nettare di albicocca e poi ho il grande che se ne va in gita in Toscana e in Umbria e ho preso per lui delle merendine, degli spezzafame da tenere nello zaino onde evitare di ricorrere a schifezze comprate all'autogrill dove i costi sono esageratamente alti. Ho preso queste due confezioni di gallette di riso ricoperte con cioccolato al latte e questi costano 99 centesimi l'uno. A 2,89 euro l'una ho ricomprato queste confezioni di barrette, sono 4 all'interno di ogni confezione e questa blu è una barretta base di frutta con cioccolato fondente di copertura e sale marino. Questa è quella che vi ho fatto vedere già l'altra volta, infatti a Federico sono piaciuti e anche a Tommaso molto, quindi preferisco che nello zaino si porti questa all'occorrenza, soprattutto perché poi devono visitare musei, non hanno il tempo di pranzare seduti, ecco, al ristorante e quindi eventualmente si ritrova nello zaino una merenda, uno snack diciamo più o meno sano. Questi invece sono con cioccolato, amarene e noci. E poi ho preso questa verde che contiene all'interno mandorle e cocco. E almeno, insomma, evita di comprare patatine, le comprerà comunque, almeno parte già fornito. E poi per 1,14 euro totali sono 6 bottigliette da 19 centesimi l'una di questa acqua minerale naturale che ha addirittura il beccuccio così salvagoccia, perché tanto quei ragazzi è così, lanciano lo zaino e parte la bottiglietta d'acqua onde evitare catastrofi quando io non sono in zona. Ho preso queste, gliele metterò nel trolley e poi alla sera le recupererà in albergo, anche perché nelle nostre care città d'arte, che sono bellissime, giustamente devono lavorare anche i commercianti, i baristi, gli alimentari, ma si rischia di comprare a 1,50 euro, a 2 euro mezza bottiglietta d'acqua, quando con 1,14 euro qui ne ho prese 6, almeno per un giorno, due giorni è a posto, poi eventualmente le comprerà fuori. Per lo stesso discorso a 2,98 euro, sì, ho preso 6 bricchetti di Estatè. Stesso discorso perché costano quasi fuori 1,50 euro a bricchetto. Allora, l'Estatè io ne vado matta, però lo do ai grandi, perché comunque la teina agita tantissimo i bambini, loro, vabbè, Federico ha 17 anni e Tommaso ne ha 15, sono comunque bevande zuccherate, sono degli eccitanti, perché anche l'Estatè contenendo teina è un eccitante, ecco, moderare ovviamente queste bevande ai più piccoli, infatti Filippo è no, anche la Coca-Cola, mi accorgo proprio che quando capita la volta in cui si fa uno strappo alla regola e lui beve la Coca-Cola è di un agitato, è nervoso, fa fatica ad addormentarsi, quindi non lo compro spesso, lo compro, ecco, in particolari occasioni, come in questo caso Federico starà fuori e dato che i ragazzi che stanno fuori, gli adolescenti, ci sta che abbia voglia di qualche bevanda diversa, e visto che fuori costano sicuramente di più, gliel'ho prese io risparmiando qualcosina, però proprio perché lui è grande. 1,29 euro questi waffle che i ragazzi mi cercano proprio quando facciamo colazione tutti insieme a casa
durante il weekend che siamo più rilassati, sono molto buoni conditi con lo sciroppo d'acero, provare per credere. 1,49 € per i crumiri con queste gocce di cioccolato, è un pacchettino piccolo, sono 3 etti, quindi finiranno in un battibaleno. E 1,39 € invece questi yo-yo motta, che sono buonissimi, sono questi 2 dischi di soffice pan di Spagna con questa farcitura al cioccolato. Questi sono buoni, li mangio anch'io ogni tanto, sono golosi. Ho ripreso i fazzolettini di carta al mentolo e questo mi sembra li ho pagati 79 centesimi, no, li ho pagati 75 centesimi. E poi per 1,39 € ho preso queste 4 spugnette per il bagno, ma che io utilizzo anche in cucina, ricordano molto quelle della Vileda, qui hanno proprio la parte spugnosa morbida e invece nella parte superiore hanno la grattugia, come la chiamo io, la parte un po' più ruvida per scrostare lo sporco. 3,99 € c'era questa graziosa piantina grassa con proprio il vasetto in, non lo so, sembra grass quasi, grigio, che mi piace moltissimo. È venuta a casa e sicuramente troverà una collocazione. Per Filippo, e lo nasconderò fino a Pasqua, questo Kinder Sorpresa Maxi con la sorpresa ovviamente da maschio, c'era anche da femmina ma non mi ricordo quale, era scontata a 4,49 €. La linea dedicata ai prodotti da bagno della linea di Nemo. Ho preso questo asciugamano magico, va immerso nell'acqua e praticamente da un salvaspazio si aprirà per diventare un quadrotto che può servire ai bambini soprattutto quando sono all'asilo, a scuola, da tenere nello zaino quando vanno a fare qualche gita fuori porta. Sono anche carini da prendere tutti insieme e creare un set eventualmente per regalare. Pelle da bagno da utilizzare sia per me che per i ragazzi, perché sono ottime, le ho prese anche nella linea precedente di Sien, quella al melograno, al lime, mi è piaciuta tantissimo. Sono sia in colore viola che in blu, dice infatti di versare le perle nell'acqua della vasca e attendere che si sciolgano in modo tale da far diventare l'acqua o blu o viola. Sono praticamente arricchite con vitamina E. Questi costavano un po' di più, 2,29 €, sono dei sali da bagno effervescenti, sono sei confezioni, ho detto bene, ve le apro, per 5 grammi l'una, eccole qua, hanno lo squalo cattivo. A 1,19 € erano presenti queste maschere viso e la mente vola immediatamente alle maschere della Garnier, che tra l'altro proprio oggi erano presenti nel totem, ma sinceramente non ho neanche guardato perché quelle le conosco, queste non le ho mai provate, sono una novità e ce n'erano tantissime e mi sono diretta su queste prendendone doppie. Ho preso questa maschera viso idratante e rivitalizzante con estratto di melograno, acido ialuronico e collagene. Vi volevo far vedere che sono made in Corea. E questa invece è maschera viso idratante e tonificante con estratto di tè verde e acido ialuronico per pelli normali e miste. Qui dice per dare alla pelle una sensazione di freschezza intensa. Sono made in Corea, la Garnier invece è made in China. Anzi, verifichiamo.
C'è il melograno e c'è il melograno, è azzurra, è azzurra. Una è made in China, made in China, perfetto. E qui, qua, made in Corea, non la vedevo più. Made in Corea. Quindi, curiosa, curiosa di provarle e poi vi dirò. A 1,79 euro ho preso questi due smaltini. C'erano tutti pastello, dal lilla al pesca. Io ho preso l'apricot, l'albicocca, che ha un che di più brillante rispetto al pesca. E poi ho preso il silver con effetto metallico. Eccolo qua, per intenderci. Questo, molto acceso, brillante. Magari ve lo farò vedere con una luce migliore. Sono necessarie due passate. Alla prima non copre tanto. E questo è un bel grigio metallico. Mi sarebbe piaciuto specchiato perché nella promo, diciamo così, dello stand c'era proprio la mano con questo grigio specchio che mi piaceva un sacco. E poi sono riuscita a trovare tutta la linea Sien Professional per i capelli. Eccoli qua, eccoli qua. Sono riuscita. Allora, io mi ero già trovata molto bene con sia lo shampoo che il balsamo della Sien, quelli a base di cheratina. Questi sono con macadamia oil. E dice che grazie alla particolare formula arricchita con prezioso olio di macadamia, lo shampoo dona ai capelli maggiore elasticità e morbidezza. Lo shampoo che il balsamo ha 1,49 euro, invece il siero per capelli 2,79 euro. Questo è diverso. Ringrazio Marcella che mi ha gentilmente chiesto se ero riuscita a trovarlo e nel caso me l'avrebbe mandato. Ma ne mando un grande bacio. Questo siero ha tre possibilità di utilizzo: prima del lavaggio come trattamento intensivo pretrattante, dopo il lavaggio sui capelli umidi per nutrire il capello in profondità e quindi non va risciacquato, sui capelli asciutti per dare lucentezza e styling alla chioma. E invece a 2,49 euro la BB Cream, dice che è una crema per i capelli. Stai gestando? Sì. Applicare una o due noci di prodotto sui capelli umidi o asciutti. Non risciacquare. Di questa sono veramente curiosa. Io credo che la mia spesa sia terminata. Fatemi sapere voi che cosa comprerete. Sicuramente le maschere sono da provare, è una novità per Lidl. Vi saprò dire sicuramente al più presto. Noi ci vediamo presto, ovviamente. Un grande bacio, ciao!